Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti al secondo appuntamento dell'iniziativa Non da soli, studenti al centro della didattica a distanza. Ieri abbiamo avuto la fortuna e il piacere di ascoltare Franco Passalacqua, che ci ha parlato di progettazione e comunicazione didattica. Oggi continuiamo questo percorso grazie a Monica Zanon, che è docente di matematica e scienze presso la scuola Fratelli Cervi di Limbiate, collabora da tempo con la cattedra di progettazione didattica e valutazione dell'Università Bicocca e svolge attività di formazione proprio con gli insegnanti sul tema della progettazione e valutazione per competenze, che oggi vedremo nello specifico, e anche sull'educazione agroalimentare. Per cui benvenuti, grazie di nuovo per essere qui con noi e passo la parola a Monica. Grazie Camilla, benvenuti a tutti. Oggi io vi parlerò di metodologie didattiche efficaci e compiti e consegne nella didattica a distanza. Il mio webinar si ricollegherà moltissimo al webinar che è stato realizzato ieri da Franco Passalacqua. Primo perché i due webinar li abbiamo progettati insieme e poi perché appunto fanno parte entrambi, derivano da esperienze, attività che come Università Bicocca, coordinati dalla professoressa Nigris, convogliano nel sito che già ieri Franco vi ha presentato, che si chiama Bicocca con le scuole, al quale vi invito ad andare a visionare perché è molto ricco di spunti. Può essere, come abbiamo detto ieri, un'occasione d'aiuto per gli insegnanti per sentirsi meno soli e anche per ripensare un pochino al lavoro dell'insegnante. Un po' con questi due webinar l'intento è quello, no? Un pochino anche di aiutarci a riflettere in questo momento di difficoltà, di emergenza che l'esperienza del coronavirus sta facendo vivere a tutte le scuole. In questo sito che adesso andiamo a visionare, così almeno centriamolo, vedete, magari sicuramente siete già andati a. Aspettate che devo uscire dal webinar. Ops, scusate, perché non mi fa vedere il link. Eccolo qua. Allora, Bicocca con per le scuole. Eccoci, qua nella home page vedete che è diviso in sezioni, c'è una presentazione del progetto, chi siamo, diari di viaggio, percorsi. Dentro percorsi troverete un pochino di esperienze che io oggi vi presenterò, alcune le ha presentate Franco, sono work in progress, nel senso che continuerà ad aggiornarsi questa sezione, anzi chiediamo a chi ha delle esperienze di inviarcele, di contattarci, trovate anche una sezione apposta con un modulo un forum di contatto e vi contatteremo per appunto poi declinare meglio la proposta per raccontarci meglio quello che volete proporci. Quindi se possiamo tornare alla presentazione, scusate. Eccoci qua, quindi possiamo tornare alla presentazione. E raccontarvi un pochino che cos'è l'obiettivo di oggi. Cioè, nel webinar vi parlerò di cosa intendiamo per compito consegna e come a partire dal compito della consegna si possano mettere in evidenza delle metodologie efficaci, o perlomeno che sottendano alla consegna, delle metodologie efficaci per anche nella didattica a distanza, per mettere in atto situazioni di apprendimento e insegnamento che siano funzionali ed efficaci.
Perché ragionare sulle consegne e sui compiti in un webinar e soprattutto di metodologie? È un momento su cui stiamo riflettendo moltissimo di cosa voglia dire fare didattica a distanza e quindi c'è in un qualche modo un'attenzione, un'attenzione a proporre delle attività che in qualche modo riescano ad arrivare a tutti i ragazzi, quindi che siano inclusive, come diceva ieri Franco e come dicevano i ragazzi di Save the Children, che riescano ad arrivare a tutti i ragazzi, che riescano a ricreare quel senso di appartenenza e di comunità, che portino a riflettere sui nodi essenziali degli argomenti che si vanno proponendo. Quindi implicano anche una scelta dei contenuti, dei concetti fondamentali, degli esempi da proporre. Sono consegne che devono in qualche modo partire da esperienze concrete, anche a distanza. Vedremo come sono state declinate all'interno di percorsi di insegnanti veri, reali, che le hanno messe in atto nelle proprie classi. È possibile anche, partendo dalla consegna, progettare delle esperienze che siano trasversali, che mettano in relazione più sguardi disciplinari e quindi trasversali alle discipline, ma anche mettano in evidenza una metodologia di insegnamento che vada a lavorare su quegli apprendimenti di tipo cooperativi e collaborativi. Quando parliamo di consegna di compito, facciamo una piccola distinzione, nel senso che la consegna per consegna intendiamo la richiesta, quindi la modalità con cui si attivano i ragionamenti degli studenti per realizzare un determinato compito, mentre il compito è più nello specifico il processo di realizzazione che serve per raggiungere l'elaborato richiesto. Quando costruiamo una consegna o un compito è inevitabile aver presente bene gli obiettivi che si vogliono realizzare. Quindi il docente innanzitutto deve aver chiaro che cosa vuole raggiungere, quindi quali sono gli obiettivi che ha. In secondo luogo deve sapere quali processi può attivare il compito e la consegna che vuole fare. Nel senso che quando do un compito posso cercare di promuovere un pensiero convergente, immaginiamoci per esempio tutti i compiti routinari che diamo in cui la risposta è univoca e quindi i ragazzi possono dare solo una risposta e un unico risultato, pensiamo ai test a risposta chiusa per esempio. Oppure possiamo dare delle consegne che vadano a lavorare su compiti più complessi, quindi che sviluppino un pensiero divergente e quindi siano in grado di fare in cui gli studenti possano essere in grado di fare ricorso alla propria creatività, alla propria originalità, e arrivare al risultato attraverso percorsi sicuramente differenziati e non necessariamente ad un unico risultato. In questi periodi di emergenza sicuramente è fondamentale chiedersi che tipo di compiti stiamo dando, no? Io immagino che, come tutti, anch'io, nella prima settimana di emergenza, la prima cosa che ci veniva da fare proprio per riuscire ad raggiungere i ragazzi era quello di somministrare a loro una serie di schede di compiti, quelle che Cohen chiama compiti routinari, quelli che presentano una sola risposta, che possono essere eseguiti velocemente dal bambino, dal ragazzo, che quindi richiedono un livello cognitivo basso, cioè semplicemente una riproduzione di un sapere, un mnemonico conoscitivo. In realtà, a distanza di tempo, mentre le settimane passavano, è stato necessario interrogarsi su quale didattica promuovere a scuola a distanza. E quindi ecco che ancora Cohen ci viene in soccorso perché
affianca ai compiti routinari un'altra tipologia di compiti, che è quella qui che vedremo sviluppata in questo webinar, è quella che diversi insegnanti, che già ringrazio prima ancora di presentarli, ci hanno proposto e ci hanno evidenziato. Compiti dove in realtà si richiede un impegno alto, un'attivazione dello studente a 360 gradi, quindi a livello emotivo, cognitivo, metacognitivo, e quindi dove la risposta, vedrete, non è mai unica, ma inclusiva anche in questo senso, nel senso che permette a tutti di riuscire a raggiungere e a realizzare il compito partendo dal punto in cui l'alunno si trova con il suo bagaglio di conoscenze, esperienze e motivazioni. Quindi, secondo me questo è un bel gioco che è possibile fare sempre, un buon esercizio da fare sempre quando stiamo proponendo un compito agli studenti, ed è quello di pensare a quali processi cognitivi sta attivando il compito, quindi su cosa sta lavorando il compito e la consegna che sto dando. Sta promuovendo la ripetizione di un sapere, per esempio sto chiedendo una poesia a memoria, piuttosto che sta lavorando su abilità e competenze più complesse, quelle di arrivare a costruire addirittura una nuova capacità. E quindi in questo momento mi rifaccio ai diversi gradi di assimilazione del sapere che vengono evidenziati in un testo molto interessante che si intitola Aiutare ad apprendere di De Vecchi, in cui lui declina proprio questi quattro gradi di assimilazione del sapere. Quindi nel momento in cui vado ad assegnare un compito ai miei studenti, forse è interessante fare proprio questa riflessione: cosa voglio che lo studente faccia con questa tipologia di compito. Anche a distanza, questa riflessione, a parer mio, è molto interessante ed è necessaria da realizzarsi. Come declinare tutto ciò nella didattica a distanza? Perché tutto ciò appartiene in qualche modo a una pratica consolidata, utile a scuola, nella didattica d'aula, ma a distanza come portare tutto ciò? In queste esperienze che presenterò, ci saranno dei tentativi di lavorare sulla consegna, sul compito e di mettere in evidenza come compito e consegna stiano di pari passo e mettano l'attenzione su questi 5 punti che io ho cercato di evidenziare in questa slide, cioè un po' se ne parlava già ieri con Franco, cercare di ricostruire quel senso di comunità e di appartenenza che sia in qualche modo che ridia sicurezza, che porti tranquillità e che rimetta gli studenti nella condizione di apprendere tutti per ciò che possono, con le capacità che hanno, con le competenze che hanno acquisito fino a questo momento, con le difficoltà anche con cui si trovano a convivere quotidianamente. Come secondo aspetto presenterò delle esperienze sempre a partire prese dal sito Bicocca con le scuole, in cui si vedrà come l'insegnante, a partire da una ritualità di gesti che erano già comuni in classe, da pratiche consolidate a scuola, cercano di riportarle anche a distanza, proprio per ridare quel senso di comunità e di appartenenza della preesistente, che già era presente nella didattica d'aula. Esperienze che partono dal fare, quindi tutte proposte che attivano i ragazzi, che li motivano, che li rendono protagonisti del proprio sapere, anche a distanza. Altre esperienze partono invece dall'ascolto attivo dei ragazzi. Sembra difficoltoso farlo, ma è possibile. Anzi, è proprio io dico sempre, l'ho detto diverse volte alle mie colleghe, che mi sembra proprio che
la didattica a distanza mi permetta di concentrarmi molto meglio, di porre l'attenzione, l'accento molto più puntuale e preciso, sia nella restituzione dei feedback che vengono dati, ma anche in quello che loro dicono e in quello che loro fanno e producono in tutti i compiti e le consegne che vengono dati loro. Quindi c'è proprio questa capacità che diversamente da quando sono in classe riesco a fare nella didattica a distanza. Quindi è come se acquisissi maggior consapevolezza di quello che loro stanno facendo. E questo è, secondo me, uno degli aspetti molto interessanti che stanno emergendo dalla didattica a distanza. E proprio sarà, vedrete, presenterò un'esperienza che è nata proprio dal mio fare, che l'ascolto attivo dei ragazzi mi ha portato a modificare una consegna che in realtà avevo dato senza troppa riflessività o perlomeno senza considerare degli aspetti imprescindibili. L'altro aspetto interessante che mi preme, premo, che mi, mi che intendo mettere in evidenza è proprio l'idea di una didattica a distanza che riesca ad andare oltre le discipline. Quindi farò vedere un'esperienza in cui davvero il team, la collegialità, l'insieme dei docenti, perché porta in luce la possibilità di far vedere ai ragazzi come le esperienze, gli sguardi diversi delle discipline possano tutte convogliare in un unico lavoro che a distanza si può fare collaborando tra docenti e tra ragazzi. E non ultimo, l'ho messo in corsivo, ma perché è fondamentale, nel senso che già ieri Franco ampiamente ne ha parlato di come è importante che in questo momento, già l'ho anticipato prima, è importante dare costantemente un feedback agli studenti, un feedback che sia puntuale e formativo, perché appunto rassicura, dà, come dire, forza di andare avanti, li mette in condizione di capire a che punto sono e del loro processo di apprendimento e nel momento in cui stanno svolgendo un compito. Partiamo allora dalla prima tipologia di prove, quelle qui di esperienze, che lavoreranno, e questo accomunerà tutte le esperienze che presenterò, lavorano sul ricostruire il senso di appartenenza al gruppo, prestando attenzione a tutti e a ciascuno. E per farlo ripartirò proprio da qua, dal fatto che presenterò un'esperienza in cui i gesti, la ritualità delle pratiche svolte in classe diventano veramente il filo rosso che accompagna tutta l'esperienza. Ieri abbiamo visto quella di Anna Pietrobon, in cui quindi non mi soffermerò a ripeterla, ma la potrete leggere sicuramente all'interno del sito più nel dettaglio. Ma oggi la rileggo passando velocemente in rassegna quali sono state le modalità con cui Anna ha cercato di ricostruire questa comunità, questo senso di appartenenza e questa pratica consolidata e consueta a scuola. Domande guida, lei è partita da domande guida, ha utilizzato moltissimo l'uso della discussione, ha attivato nei bambini l'insorgere di nuove domande, nuovi interrogativi per aprire nuove piste di lavoro. Vedremo come anche Paola Capitanio nella sua classe con i suoi bambini è partita da un incipit molto interessante che è la lettura di questo testo, che è ricco di attività e di esperienze, come diventare un esploratore del mondo. E Paola, nel raccontarmi l'esperienza, è proprio partita da questo aspetto, cioè è partita dal riproporre un'attività che aveva già sperimentato in classe con i bambini, ma un'attività che in qualche modo ritornava con una serie di gesti, di pratiche consuete. Queste pratiche sono pratiche metodologiche, quindi che le appartenevano e appartenevano ai bambini. E in questo momento di
di spiazzamento della didattica a distanza, Paola ha ritenuto molto importante riproporle ai bambini. Quindi una sequenza di azioni che mette tranquillità, che rassicura i bambini. Sequenza di esperienze, di attività che a distanza, dove non c'è l'insegnante che supporta, che sostiene, possono diventare davvero fondamentali. Quindi una discussione iniziale in cui dalla lettura del testo Paola ha cominciato con la lettura della consegna, una consegna ovviamente su cui poi vedremo, di cui poi vedremo le caratteristiche. In questo momento iniziale di discussione, Paola mi dice: ho voluto proprio che ognuno prendesse appunti, prendesse nota di tutte le cose che venivano esplicitate e che in qualche modo mettessero in risalto il fatto che fossero consapevoli di quello che avrebbero dovuto fare in seguito. Perché a questo momento iniziale di discussione, attraverso una video lezione, ecco che quindi entriamo nello specifico della modalità a distanza, Paola ha appunto introdotto questa attività attraverso una video lezione, è passata poi a un lavoro più individuale, in cui i bambini individualmente hanno avuto la possibilità di scegliere 6 proposte di piste di lavoro e su cui dovevano appunto scrivere un testo. Un testo che poi è stato ovviamente condiviso con l'insegnante prima, e dove l'insegnante, appunto, in quel feedback formativo di cui parlavo prima, finalizzato al miglioramento dei processi di apprendimento dello studente, a monitorarli, ha messo in evidenza proprio tutti questi aspetti di criticità che i testi potevano avere, ho apprezzato tutti gli aspetti positivi che il testo di ciascun bambino poteva evidenziare. Dopodiché si è posta il problema di come fare a questo punto, dopo che tutti i lavori sono stati prodotti, dopo che tutti i bambini hanno avuto il loro feedback. Di solito, solitamente a scuola aveva la metodologia che utilizzava era sempre quella di riportare ai bambini tutti i testi per condividerli, per sottoporli all'analisi, all'osservazione dei bambini, alla valutazione. E quindi ecco che ritorniamo un attimo alla consegna di lavoro che ha dato Paola e alle riflessioni che ha fatto sulla consegna di lavoro che ha sottoposto ai bambini. Paola si dice: rispetto alle consegne di un'attività proposta a scuola, pongo più attenzione a ciò che scrivo, entro più nei dettagli e inserisco suggerimenti che normalmente espliciterei oralmente. Bene, in questa consegna che voi potete leggere tranquillamente, ma l'aspetto che pare interessante rispetto a questa consegna è che è una consegna molto precisa, puntuale, rigorosa, ben declinata, nel senso che non lascia nessun aspetto sotteso e mette il bambino in condizione di elaborare un prodotto, sicuramente ciascuno per quello che è in grado di fare. Quindi anche in questo caso lei si pone delle domande, dice: mi pongo delle domande, sarà stata abbastanza chiara? Qui mette in evidenza tutto quell'aspetto di riflessività nella costruzione di una consegna che è fondamentale, che un insegnante si ponga. Ma l'altro aspetto interessante è anche, Paola si chiede, ma ogni alunno riuscirà a ben comprendere il senso di questa proposta, di questa attività? Io non sono lì a supportarlo nel momento in cui avrà dei dubbi, per cui è molto importante che la consegna, data a distanza soprattutto, mette in evidenza tutti gli aspetti richiesti e metta il bambino in condizione di poter lavorare in tranquillità. Ovviamente la consegna di lavoro era molto curiosa, erano sei tracce di lavoro in cui ogni bambino poteva sviluppare la sua fantasia, la sua creatività. Per esempio, e se la mia casa fosse un posto per giocare, una tela bianca,
avesse dei superpoteri, e se tutti i miei vicini avessero delle vite segrete, insomma, una proposta molto accattivante, molto motivante, che sicuramente riusciva ad attivare tutti i bambini, che era la priorità e l'aspetto che interessava moltissimo a Paola. Quindi, per tornare alla metodologia, una volta assegnata questa consegna, una volta prestata attenzione alla consegna, a Paola premeva adesso per Paola era importantissimo ritornare a fare in modo che i bambini potessero essere, come dire, potessero condividere le proposte di tutti gli altri compagni. E quindi ha ipotizzato di ha creato, ha realizzato il mio prodotto diventa il nostro, cioè i nostri esperimenti di pensiero. Li ha documentati tutti, li ha allegati in un unico file che ha inviato ai bambini in modo tale che tutti i bambini potessero leggerli prima del nuovo momento in presenza, in videoconferenza, in videolezione, dove i bambini di solito, solitamente in presenza si mettono in cerchio e qui erano attorno a una webcam. Quindi è molto bello quello che sottolineava Paola rispetto a questa cosa. Perché ai bambini in questo momento è sembrato proprio come tornare, l'hanno sottolineato nelle loro affermazioni durante la discussione, sembrava proprio come essere tornati a scuola attorno in cerchio a discutere delle proposte dei compagni. Qui ce ne sono alcune molto interessanti dove davvero vengono valorizzati i lavori di tutti. Per esempio, Giampi, avevi già avuto delle bellissime idee quando abbiamo parlato insieme, ma il tuo testo è ancora più bello. Quindi un conto è il feedback che la maestra aveva dato, un conto è il feedback condiviso con i bambini e che riescono con le loro parole, con nessun'altra, a valorizzare i lavori dei compagni, come forse nemmeno la maestra a volte è in grado di fare. E soprattutto sposta il piano e l'attenzione su un piano metacognitivo, dove i bambini riflettono su quello che hanno fatto, ragionano insieme e condividono esperienze e pratiche. E quindi il momento della valutazione, come lo era stato per Anna, diventa anche per Paola un momento per rilanciare e per riprogettare nuovi percorsi conoscitivi. Un altro aspetto che mi interessa mettere in evidenza e quindi analizzare rispetto alle pratiche che presenteremo è proprio quello di esperienze in cui, dopo aver ricostruito il momento di comunità, dopo essersi rimessi in contatto con i bambini, è importante riportare e dopo aver cercato di riproporre a scuola delle modalità consuete, mettere in evidenza anche l'accento sull'aspetto metodologico più esperienziale, quello del partire dall'esperienza, dal fare esperienza per attivare i bambini. E a questo proposito, già ieri Franco ve ne ha un po' parlato, nell'attività di Paola Scuderi, si parte è un'attività di geometria in cui i bambini a scuola stavano ragionando stavano lavorando sui solidi, avevano fatto delle esperienze di caccia al tesoro, erano andati a caccia al tesoro dei solidi, quindi le maestre avevano sguinzagliati per la scuola negli spazi interni ed esterni per cercare tutte le tipologie di solidi che veniva in mente. Ecco, questo straccio di conversazione deriva proprio dal diario della docente Paola che racconta che per loro è importantissimo come scuola partire dall'esperienza e quindi in questo momento di didattica a distanza è sorto spontaneo il problema di dire ma come facciamo adesso a portare questa pratica che era consueta per i bambini del fare esperienza, come è possibile trasporre questo fare insieme, esplorare, questo fare esplorativo di ricerca anche a distanza.
Ecco allora che è arrivata una prima consegna che direi ha un'accezione diversa rispetto alle altre. Una consegna, questa e la successiva, che vogliono in qualche modo fare un po' il punto della situazione. Quindi volevano un pochino indagare sulle conoscenze che fino ad ora avevano acquisito i bambini e fare il punto della situazione per rimettere per riportare in situazione l'esperienza. E quindi, per esempio, Paola dice: qualche settimana fa a scuola siamo andati a caccia delle figure geometriche solide. Prova ora a fare questa stessa caccia al tesoro, prova a farla a casa, vediamo se ti ricordi. Scatta le fotografie dei solidi che incontri, inviacele in quel momento in soltanto via mail perché non avevano ancora predisposto una piattaforma che potesse accogliere tutti i loro lavori. E a questo punto, una volta che le maestre le hanno raccolte, le hanno messe a sistema, hanno proposto una nuova consegna, ancora nell'ottica di andare ad indagare se i bambini erano pronti per passare dalle conoscenze, solide, che erano quelle che avevano acquisito a scuola. Era arrivato il momento, secondo le maestre, per arrivare a trasporre dallo spazio al piano le figure geometriche. E quindi hanno proposto una nuova consegna e hanno mandato ai bambini delle fotografie in cui c'erano delle impronte lasciate dai solidi e hanno posto loro delle domande. Quindi domande che trovate per esempio nella slide: di che solido si tratta, quante facce ha, le facce sono delle figure piane, che figure piane sono, riesce a riconoscerle. Ancora una volta vediamo una modalità messa in atto dalla maestra nel dare la consegna che sfrutta, per esempio, un aspetto interessante, le domande per avvicinarli alla costruzione della conoscenza. Serviva a questo punto rimaneva in sospeso tra tutte le foto che le maestre hanno raccolto e hanno messo a sistema e hanno rilanciato ai bambini, rimaneva in sospeso un solido che la sfera. E a questo punto era arrivato il momento proprio di prendere in considerazione anche questo elemento, dato che le maestre si erano accorte che tra tutte le immagini che i bambini avevano mandato c'era sempre l'oggetto sferico. E quindi rilanciano i bambini ancora una volta, ecco la metodologia che viene messa in evidenza di come l'apprendimento venga per scoperta e quindi attraverso le domande opportune contenute in una consegna di lavoro, le maestre dicono: provate a lasciare a vedere che impronta lascia una sfera su un foglio di carta, su un oggetto. Ecco che i bambini si mettono in azione, si lasciano cogliere dall'entusiasmo del compito. Prima parlavamo della motivazione, di quanto sia importante e questa motivazione passi anche all'interno di una consegna ben costruita, fatta in modo da incuriosire i bambini, da renderli protagonisti. E quindi ecco che i bambini mandano una serie di foto alle maestre in cui mettono in evidenza non solo l'impronta che la sfera lascia, ma anche dei commenti. E è interessante la riflessione che faceva Paola rispetto a questo aspetto, in cui si evidenzia il fatto che i bambini, tutti, chi utilizza un linguaggio già più le parole della geometria, chi utilizza un linguaggio più metaforico, chi ancora problematizza la questione, danno degli ottimi spunti per restituire un feedback personale ai bambini, ma anche danno il punto a Paola e alla sua collega per capire a che punto sono i bambini e anche di quali processi stanno mettendo in atto per poter affrontare il lavoro che seguirà. E a questo punto ecco che
consegna metodologia tornano ancora una volta a ragionare insieme perché una volta raccolte tutte le immagini e le risposte dei bambini, Paola decide che è arrivato il momento di condividere con i bambini tutte le esperienze che sono emerse individualmente. E quindi si pone ancora una volta il problema di come avrebbe fatto a scuola e decide velocemente di imbastire un video con tutte le foto dei bambini, scattate dai bambini, e di rilanciare a tutti, di inviare a tutti i bambini un video, ma problematizzando ancora una volta con nuove domande le loro fotografie. Per esempio, domanda, come mai sul parallelepipedo non abbiamo mai avuto dubbi e siamo riusciti a dare tutti lo stesso nome alle impronte, mentre con la sfera questa cosa non succede e quindi abbiamo dato così tante risposte diverse. Quindi vediamo ancora una volta come nella consegna di lavoro, sotto forma di domanda questa volta, ci sia implicito una modalità di lavoro e di procedere per scoperta, per non dare mai le risposte immediate, ma far arrivare i bambini a piccoli passi, esplorando e ragionandoci piano piano, prima individualmente e poi collettivamente, perché dalla discussione il sapere che si costruisce un sapere condiviso e collettivo. Quindi una volta che sono arrivate le risposte dei bambini, ecco che attraverso anche qui un webinar con i bambini riescono a mettere insieme, a cominciare a formalizzare tutte le risposte. La cosa che arrivare a una prima formalizzazione, quindi alle parole della geometria. Una cosa interessante che emergeva da questo percorso che Paola mi ha messo in evidenza, è proprio questo aspetto, che l'attività laboratoriale non finisce né a scuola né tantomeno nel momento della didattica a distanza, quando con i bambini si cerca di fare esperienze di discussione, di condivisione, di procedure. In questa esperienza è successo che questa bambina, Paola riceve una mail dopo qualche giorno da una mamma, in cui praticamente una bambina a casa da sola ha progettato una nuova esperienza didattica sui solidi. E Paola mi raccontava che sta riflettendo sul fatto di come rilanciare questa esperienza, ma non solo, quindi come se la forma laboratoriale, quindi l'esperienza, la metodologia laboratoriale sia diventata davvero una forma mentis per questa bambina, un modo di ragionare che le appartiene e che la porta a comprendere anche la realtà che la circonda. Per cui Paola, non solo per sé, ma anche per la sorellina di pochi anni con cui ha realizzato l'esperienza. Dice: "Ciao maestra Paola, ho pensato di farti vedere un progetto che ho fatto stamattina. Ho usato gli stuzzicadenti, una specie di pongo che ho fatto io e con acqua e farina. Ho fatto una piramide, un cubo e un prisma. La mia sorellina ha fatto una figura piana che assomiglia a una pista da calcio." In questo breve stralcio, molto interessante vedere come l'idea di spazio e piano siano venuti fuori, siano emersi in un contesto del tutto nuovo, direi molto in modo molto competente, perché non c'è stato l'intervento di Paola in questo caso, è stata la bambina a ricostruire tutto ciò che aveva appreso con Paola e con i compagni in una situazione nuova del tutto familiare addirittura, perché si è messa in azione con la sorellina piccola. Questo è un aspetto molto interessante di come queste attività a distanza stiano prendendo un aspetto molto familiare, stiano contagiando e contaminando, questa volta in positivo, anche le esperienze familiari. Abbiamo visto ieri, per esempio, quella mamma che ringraziava perché si era molto divertita nel stare accanto alla propria
alla propria bambina nel realizzare il compito. E anche in questo caso lo vediamo bene come questa esperienza che Paola aveva proposto è andata avanti, nonostante la scuola, a percorrere delle nuove piste che potrebbero portare Paola a ragionare sui vertici, delle figure, sugli spigoli e a dare altri significati, alla geometria solida. L'altro aspetto interessante che mi premeva sottolineare e che emergeva bene dalle esperienze che possiamo trovare sul sito era quello di come sia importante anche quella flessibilità di cui ci parlava Franco ieri nella flessibilità progettuale, di adattare le proposte che stiamo facendo partendo dall'ascolto attivo degli studenti. Vi presento due esempi molto sintetici, sistematici rispetto a questo significato. Una esperienza che ho proposto io, che è sulle equazioni di primo grado per la scuola secondaria di primo grado, siamo in terza, siamo partiti da un'esperienza, l'approccio matematico è sempre un po' per problemi, quindi siamo partiti dall'analisi di bilance per introdurre il concetto delle equazioni. La cosa interessante però è anche qui che i ragazzi ho utilizzato il canale visivo per poter arrivare prima di tutto, quindi una consegna che metteva insieme due aspetti interessanti, le parole e la grafica. Anche questo nella logica di riuscire ad arrivare a tutti gli studenti. Utilizzare il linguaggio visivo è molto importante, soprattutto per quei ragazzini che hanno difficoltà di SA, di dislessia. E a questo punto, perché è molto più immediato. La consegna proposta come avvio del percorso non era soltanto trova il valore dell'incognita, ma come magari normalmente ci viene spontaneo fare, ma in questo caso c'era anche un argomenta la tua risposta, quindi trova il modo, spiegami come hai fatto a determinare il valore della scatola, in questo caso della X. Il passaggio successivo è stato quello di prova tu ora ad inventare una bilancia simile. Quindi prova ad applicare ciò che hai imparato, che hai appreso. Abbiamo fatto una serie di azioni di analisi di bilance, ne abbiamo fatte insieme e tutto questo è avvenuto ovviamente durante una video lezione in cui abbiamo ragionato insieme su questo aspetto. A questo momento più di esplorativo, di problem solving, è seguita un momento più di in videoconferenza di costruzione del processo di apprendimento. Quindi abbiamo proprio costruito insieme il linguaggio specifico della matematica, in questo caso delle equazioni. Come vedete, in queste frasi c'era un aggiungo, tolgo, che poi porteranno ai principi di equivalenza. Cioè, in rosso è evidenziato la parola gruppo. Per esempio, Marco parlava di gruppo per considerare i membri dell'equazione. Quindi, piano piano siamo riusciti ad andare a costruire questi concetti matematici partendo a distanza durante una video lezione con loro, dove davvero durante questa lezione è stato interessante perché loro stessi si rendevano conto che stavano costruendo conoscenza e addirittura alla fine della lezione mi hanno chiesto: Prof, ma poi la posta il documento che stiamo costruendo insieme perché ci servirà per riflettere sui compiti e sulle azioni successive. Per fissare i concetti ho dato poi una serie di due video come
due video esplorativi in cui poi ho chiesto di schematizzare su un foglio. Quindi vedete come addirittura in questi momenti stiamo utilizzando delle consegne molto, molto semplici, in cui si chiede semplicemente, se ripensate prima, quando dicevo che quando si dà una consegna bisogna avere ben presente dove si sta, su quali processi si sta lavorando. In questo momento io sto lavorando, sto cercando dando una consegna per portare i ragazzi a consolidare alcuni concetti che hanno appena costruito, a schematizzarli, a metterli a punto, a fissarli nella loro memoria per poterli poi riproporre. Ma nella fase successiva, nella consegna 3, chiedo a loro di creare un gioco per i tuoi compagni. Eravamo soliti a scuola costruire dei giochi matematici per fissare termini, regole, procedure, e ho chiesto a loro appunto di poi allegarlo al compito. La cosa interessante è che da questa terza consegna è sorto proprio il problema dell'ascolto degli studenti. I loro giochi cominciano ad arrivare, arrivano giochi di carta con la correzione, ma ad un certo punto uno studente mi dice: "Sì, ma prof, ma come facciamo a giocare? Perché noi usiamo la piattaforma Classroom e i ragazzi non possono vedere, se non in modalità condivisa, i giochi degli altri, i lavori degli altri. Possono vedere, solo l'insegnante può vederli tutti, ma loro tra loro non si vedono." E quindi, giustamente, questa domanda posta dal ragazzino mi ha posto il problema e mi ha permesso di arrivare a proporre loro una nuova consegna di lavoro. E una nuova consegna di lavoro, e la tecnologia ci permetteva proprio di farlo. Ecco che la didattica a distanza, più che a scuola forse, abbiamo bisogno di usare la tecnologia, e in questo modo non ci sarebbe mai venuto in mente a scuola di trasformare i nostri giochi matematici in giochi digitali, mentre qui è nata proprio l'esigenza di trasformare quel gioco da cartaceo a digitale, in modo da poter giocare e da poterci divertire. E ecco che quindi hanno colto subito ho proposto loro un'applicazione, Learning Apps, e molti ragazzi, come vedete qui, si sono già sperimentati e finalmente abbiamo potuto mettere in pratica, condividere i giochi e finalmente divertirci insieme. Ovviamente la consegna era anche quella di mettere un commento per migliorare i giochi. Vedete, c'è un memory, c'è un esercizio di collegamento, eccetera. Che differenza c'è tra una... Sembrano cose banali, ma che differenza c'è tra il compito che diventa digitale e sono sempre equazioni, del resto. Qualcuno di voi si domanderà e si porrà come problema il fatto di che differenza c'è. Allora, la differenza che noto io, che vedo io, è intanto che i ragazzi, prima parlavamo di motivazione, si sentono protagonisti e quindi sono motivati nel creare qualcosa per gli altri, quindi nella logica della condivisione, della collaborazione. Ma l'aspetto interessante è che nel proporre un'equazione e nel poi mettere riferimento la risoluzione, penso al gioco, quello dove vedete che devono semplicemente fare degli abbinamenti, in realtà la fase di esecuzione è tutta, chi lo propone deve averlo anche provato e sperimentato per poterlo poi riproporre agli altri e vedere se funziona o non funziona. Quindi non è soltanto una semplice esecuzione, ma è anche un pensare, una logica, una strategia per mettere in condizione chi ho davanti di avere anche la modalità di autocorrezione e di poter anche giocare da solo, ovviamente, per poter apprendere.
Un'altra esperienza che parte dall'ascolto vivo è quella di Anna Pietrobon. Già Franco ieri ve l'ha presentata, ma essendosi resa conto che non tutti i bambini avevano ben chiara la differenza tra perimetro e area, propone questa consegna molto, molto dettagliata, dove mette i bambini un compito autentico, direi, dove in qualche modo i bambini devono recuperare il concetto di perimetro e di area per realizzare, tra qualche anno potresti fare tu, essere tu uno degli esploratori. Allora ti lancio una sfida. Ecco qua che c'è l'elemento sfidante nella consegna, l'elemento che aggancia, che attiva, che coinvolge tutti i bambini a fare e a mettersi in azione nell'esperienza. Scegliere e fotografare almeno quattro oggetti che abbiano forma quadrata o rettangolare. Vi ricordate che ieri c'era quel bambino che faceva confusione tra la formula del perimetro e dell'area. Progettare una loro cornice e poi un rivestimento con un materiale alternativo e per progettare sia la cornice che il rivestimento sarà necessario che tu prenda le misure, i calcoli e le dimensioni. Quindi li mette in situazione esperienziale di mettersi davvero in situazione e quindi di arrivare a costruire, a consolidare, a potenziare, a costruire e a verificare se davvero quel concetto di perimetro e area sono stati consolidati in una situazione in cui davvero non ti viene chiesto di parlare di perimetro e di area, ma sei tu bambino che, a partire dalle conoscenze che hai acquisito, devi metterle in devi dimostrare co di essere competente e quindi di recuperare un sapere in una situazione nuova. L'ultima esperienza che mi interessava presentare era proprio quello che dicevo all'inizio, no? Ragionare sulle consegne e sulle metodologie ci permette anche di proporre delle esperienze che vadano nella logica della trasversalità e dell'interdisciplinarietà. Questa esperienza è nata da un momento in cui all'inizio ci sentivamo soli, quindi io e le mie colleghe, è un'esperienza in cui questa la saltiamo, l'abbiamo vista ieri, un percorso trasversale che parte dalla lingua italiana, la geografia, la storia, la scienza e prende come spunto e le competenze di cittadinanza, prende come spunto l'Agenda 2030. Dicevo che è un'esperienza che è partita dal fatto di non doversi sentire soli in un momento in cui la didattica a distanza stava partendo. Io e la mia collega ci siamo chieste bene come facciamo, da soli non ce la facciamo perché magari non ci sono per tutti le competenze digitali. E quindi ecco l'occasione per proporre un contenuto molto importante, l'Agenda 2030, che potesse essere visto e riletto con sguardi diversi dai ragazzi e da noi, ovviamente. E quindi siamo partiti da banalmente un'esperienza molto semplice, vedete la consegna molto semplice e strutturata, che lavora, per ritornare a quella slide iniziale in cui dicevamo che dalla consegna possiamo aver ben chiaro su che cosa stiamo lavorando, quindi quali processi stiamo attivando nei ragazzi, gli si chiedeva semplicemente di leggere attentamente dei documenti che vedete allegati, e di rispondere a un questionario. Quindi siamo nella prima fase di compito routinario, quello in cui chiediamo di rispondere a un questionario a risposte chiuse. Quindi, non c'era moltissima una competenza assolutamente, non stavamo lavorando sulle competenze in questa prima fase, ma banalmente stavamo semplicemente chiedendo di comprendere un testo e di verificare che la comprensione fosse andata a buon fine. In questa stessa consegna abbiamo voluto anche introdurre
un'esperienza linguistica, nel senso che c'erano dei termini più complessi che poi sarebbero serviti e ritornati all'interno del documento, e quindi ci interessava che loro facessero un approfondimento più linguistico su alcuni termini e che utilizzassero questi nuovi termini in una situazione nuova. Vedete come la consegna, che è partita semplice, è andata via via sempre più elaborandosi e andando a portare i ragazzi a riflettere, a ragionare su processi un po' più elevati, tipo non legati soltanto alla conoscenza, ma all'applicazione, all'analisi e soprattutto all'applicazione in un contesto nuovo, perché dovevano veramente aver capito le parole per poterle utilizzare. Successivamente abbiamo chiesto loro di identificare uno dei 17 obiettivi, analizzalo. Ecco qui che vedete come la consegna diventa via via sempre più complessa e i processi cognitivi che vengono richiesti agli studenti sono sempre più per competenze. Quindi il ragazzo deve analizzare, selezionare un target preciso, ma soprattutto, ecco qua che si ritorna al piano riflessivo, metacognitivo, dove motivare, argomentare la scelta fatta. È molto interessante questo aspetto perché lo vedremo. L'aspetto metacognitivo porta sempre con sé il fatto che gli studenti riflettono in qualche modo anche fanno una ricerca nel riflettere, nel ragionare, nell'argomentare le motivazioni che hanno spinto a portare a questa scelta, in realtà ricercano cose di se stesso. Samuele, per esempio, ha scelto un target molto particolare che è la produzione alimentare e lo spiega benissimo, nel senso che un obiettivo che a lui stava particolarmente a cuore. Questo ragazzino è un ragazzino molto sensibile, attento. A scuola abbiamo l'orto ed è uno dei protagonisti più attivi e attenti. E nella sua logica, uno dei modi con cui si può intervenire per far fronte per raggiungere questo obiettivo è anche quello che ciascuno riesca, no, nelle motivazioni che porta, è quello che ciascuno proprio costruisca un proprio orticello per accorciare la filiera, quindi dal consumatore, dalla terra alla tavola, insomma. E quindi è nella ragionare, nel motivare, nell'argomentare, i ragazzi portano con sé e precisano in modo molto puntuale anche qualcosa di sé. La cosa interessante è che questo lavoro è work in progress, ma ci ha già dato una serie di spunti di riflessione. Questa consegna noi non l'abbiamo ancora data ai ragazzi, ma per ricondurci alla metodologia che normalmente utilizziamo, loro sanno che sicuramente chiederemo a loro anche di non solo si sono documentati, hanno riflettuto, chiederemo anche a loro di progettare delle azioni e di agire davvero per raggiungere l'obiettivo dell'Agenda 2030. Infatti, nella nostra consegna che daremo c'è proprio quello di individuare una buona azione quotidiana che ciascuno di noi può fare per raggiungere l'obiettivo, il target che hai scelto. Per la presentazione puoi utilizzare una modalità che ti sembra più efficace. Ricordati di essere coinvolgente, ma soprattutto convincente ed efficace. La cosa che ci ha molto sorpreso in questa frangente è che due ragazzini, senza che noi l'avessimo chiesto, si sono già messi in azione e hanno già prodotto questo TG che ci hanno inviato e che hanno messo in piattaforma in condivisione con tutti i compagni, in cui mettono in evidenza i punti, gli obiettivi che per loro sono prioritari, spiegandone le motivazioni e spiegando anche la logica che li ha, l'azione che
che vorrebbero mettere, fosse messa in pratica per raggiungere l'obiettivo nel loro piccolo e nel quotidiano. La cosa interessante è che appunto l'idea che abbiamo in mente di proporre a loro è quella di condividere tutte le esperienze e poi di presentare un lavoro che mostreranno a tutti i compagni nelle varie classi della scuola quando e se torneremo a scuola. In conclusione, perché penso che il tempo sia ormai giunto al termine, che cosa, facciamo un po' di sintesi. Quindi le proposte che vi avevo voluto portare oggi erano molto ricche. Abbiamo detto che abbiamo presentato diverse consegne e compiti che erano estremamente chiari, poi non c'è stato il tempo di analizzarli e di leggerli tutti nel dettaglio, ma vi ricordate la riflessione che avevano fatto alcuni insegnanti proprio su la chiarezza e la diversificazione, la gradualità della proposta perché potesse essere inclusiva e potesse arrivare a tutti gli studenti. Proposte che avete visto sono state in grado di stimolare forme di pensiero diverse, capaci di richiedere linguaggi, l'utilizzo di linguaggi diversi. Proposte di lavoro che potessero offrire delle possibilità ai bambini e ai ragazzi, delle opportunità per mettersi in gioco e per, come dire, attivare se stesso a 360 gradi. Proposte che andavano bene per il singolo, proposte per la coppia, proposte per il piccolo gruppo, proposte per tutta la classe. Ma ragionare sulle consegne ci permette quindi di includere tutti i bambini, i ragazzi, e di dare loro la possibilità di dare a noi e dare a loro la possibilità di valutare i propri processi di apprendimento che stanno avvenendo per tutti e per ciascuno. E soprattutto per mettere a fuoco delle modalità efficaci di insegnamento-apprendimento che possano andare nella direzione di attivare i bambini, renderli protagonisti, attivare esperienze laboratoriali che partano dal fare per poter riuscire a renderli sempre più competenti. Ovviamente permette di valutare quale tipologie, come stiamo lavorando e come stanno assimilando e che cosa stiamo chiedendo a loro di fare. Se stiamo chiedendo di ripetere un sapere, applicarlo in una situazione già analizzata in classe, utilizzare un sapere in una nuova soluzione quando l'insegnante me lo chiede, o soprattutto come negli ultimi esempi che abbiamo visto, utilizzare un sapere in una situazione nuova anche quando l'insegnante non me lo ancora chiesto, nell'esempio dei due ragazzi di terza che hanno prodotto quel lavoro senza che ancora non gli fosse stato chiesto. Per concludere, penso che tutte le scoperte, vi lascio con questa osservazione, che penso che tutte le scoperte, le riflessioni del nostro fare a scuola a distanza ci serviranno moltissimo anche per il nostro fare scuola in presenza. Non solo serviranno a noi, ma serviranno anche moltissimo ai nostri studenti che si scopriranno sicuramente insieme a noi molto più competenti. Ecco, con questo avrei concluso e adesso lascio appunto spazio alle domande che spero siano numerose e che abbiano un pochino sollecitato in voi la curiosità di provare a sperimentarsi e a riflettere un po', sapendo che potete chiedere, potete consultarci, potete proporci le vostre esperienze e in qualche modo trovare una risposta sul sito. Non ci sono ricette, ovviamente, queste non vogliono essere le ricette delle esperienze da riproporre in toto, proprio perché ogni classe ovviamente ha le sue peculiarità, le sue
caratteristiche e le sue esperienze di scuola tradizionale, per cui non vogliono assolutamente essere delle ricette, vogliono essere degli spunti per riflettere sulla nostra didattica e sul nostro modo di fare didattica e sul nostro modo di approcciarci agli studenti. Grazie mille Monica, ti ringraziano anche diversi docenti che hanno ascoltato il webinar. Sono arrivate diverse domande, anche per te faccio subito quelle più di carattere tecnico o legate alla vostra esperienza, alla tua esperienza. Una docente chiede se nella tua esperienza tutti i bambini, tutti i ragazzi rispondono alle consegne nei tempi dati. E anzi, chiede anche quali sono i vostri tempi di progettazione per questi tipi di attività, quindi anche la mole di lavoro che ci sta dietro, e nel caso in cui invece un alunno non risponda, che cosa attivate? Ok, sì, molto interessante questa domanda perché in questi giorni ci sta facendo dannare non poco, nel senso che la domanda è veramente centrale. I ragazzi rispondono, allora, non rispondono tutti a loro modo, ecco, mi spiego meglio. Non tutti nei tempi stabiliti, nel senso che ci rendiamo conto, ma questo lo abbiamo messo in conto. Io e la mia collega con la quale appunto abbiamo aperto la piattaforma, noi usiamo Classroom, ci stiamo molto interrogando su questa cosa e stiamo molto interrogando anche gli studenti. Ieri Franco vi ha presentato per esempio l'esperienza di che cosa vuol dire fare didattica a distanza per te, no? Erano i miei studenti quelli a cui abbiamo chiesto davvero che cosa, di cosa hanno bisogno in questo momento. E tra le cose significative che ci hanno detto è proprio la loro difficoltà ad organizzarsi. Quindi molti studenti, è vero, non rispondono nei tempi stabiliti, ma non lo facevano neanche a scuola. E quindi questa cosa ciascuno di noi conosce i propri studenti e quindi sa benissimo quali rispondono nei tempi stabiliti, quali no e quali vanno sollecitati. Ecco, la didattica a distanza ci permette però al contempo di riuscire, come dicevo prima, ad essere puntuali e precisi nell'andare a pescarli. Cioè, loro, la cosa che ci faceva sorridere proprio durante una discussione che abbiamo fatto con loro in una videoconferenza, era proprio quella che è vero che hanno più difficoltà ad organizzarsi, perché i tempi della scuola sono diversi. Qui è come un po', lo raccontavo, raccontandolo a Franco l'altro giorno, dicevo proprio che è come un po', come quando un insegnante, cioè uno studente, passa dal liceo all'università, che deve in qualche modo imparare a organizzarsi, no? E questa è proprio stata una delle obiezioni che una considerazione che hanno fatto i miei studenti rispetto a questa cosa qua. E quindi ci siamo interrogati se le scadenze devono essere così rispettose. Allora, le scadenze noi le mettiamo sicuramente ed è importante che loro imparino piano piano a rispettarle, perché questo li rende autonomi e responsabili. E quindi su questo torniamo sempre, sia con dei feedback individualizzati, sia anche nei momenti più di condivisione di classe, dove queste discussioni magari le facciamo allargate a classe intera. Perché davvero ci sembra importante sensibilizzarli rispetto a questo rispetto delle consegne. E quindi sì, non tutti per rispondere alla domanda, non tutti rispettano i tempi, ma noi attraverso dei feedback puntuali e precisi cerchiamo di riportarli alla consegna, perché è veramente importante, soprattutto a distanza, dove loro hanno tanto bisogno di essere organizzati. Grazie, grazie Monica. Un'altra domanda invece più metodologica, se vogliamo. Una docente chiede se c'è differenza tra didattica a distanza e formazione a distanza. Didattica a distanza e formazione a distanza. Allora, secondo me sì, nel senso che perché ci sia una didattica c'è bisogno di un'interazione con gli studenti che sia una costruzione di sapere.
Nella formazione a distanza che facciamo anche tutti noi docenti, e lo sappiamo benissimo, la formazione in questi periodi sicuramente tutti noi docenti ci siamo messi in cammino rispetto a questa formazione digitale che magari a qualcuno mancava, qualcuno ce l'aveva, ma sta continuando a potenziare la formazione a distanza. Per me, formazione a distanza è semplicemente prendere dei materiali, analizzarli da sole e magari svolgere un compito. In questo caso, nella didattica a distanza che abbiamo presentato, c'è proprio una interazione tra docente e bambino. Non so se sono riuscita a metterla bene in evidenza nei racconti, ma davvero tutte quelle esperienze che ho raccontato partono da un momento di condivisione grande, forte, con la maestra e i bambini, esattamente come se fossero in classe. Quindi la costruzione avviene veramente come un momento di costruzione tra pari, perché i bambini si parlano e si ascoltano, ma con anche la mediazione del docente, cosa che in realtà, anche con questo webinar, in realtà non è una formazione a distanza, non è una didattica a distanza, quella che stiamo cercando di proporre, no? Non so se sono Grazie. riuscita a rispondere alla domanda. Sì, benissimo, grazie Monica. Invece altre due domande che riguardano più da un lato il ruolo del docente, nel senso che alcune domande vertevano proprio sul come cercare di non farsi sopraffare soprattutto ora che si è a distanza, no, dalla necessità, dall'urgenza di far arrivare ai bambini, ai studenti, ai ragazzi il contenuto, piuttosto che invece appunto lasciare, come hai ben tracciato tu anche durante tutto il webinar, no, l'apprendimento come una co-costruzione, cioè una costruzione insieme di sapere. Quindi c'è un po' questa domanda, questo interrogarsi, il ruolo del docente in questo momento deve anche rimodellarsi, ristrutturarsi di fronte a questo. Assolutamente, questa è una domanda molto molto interessante perché noi non eravamo pronti a questa didattica a distanza, per cui la prima cosa che ci è venuta in mente di fare è quella di proporre video lezioni, di caricarle su registro elettronico, di mandare compiti. È solo in un secondo momento che nasce questa riflessività. E perché l'ansia da prestazione della docente ce l'abbiamo, diciamocelo chiaramente. Quindi, cioè, il dover preparare questi materiali, caricarli in maniera, a volte direi, vedendo anche i miei nipoti, smisurata, arrivano fotocopie, materiali, un sacco di lavoro e senza poi magari nemmeno una restituzione, anche sentendo altri colleghi, senza neanche che poi il docente magari dia una restituzione ai lavori fatti. Per cui sicuramente il carico di lavoro è molto, molto elevato in questa didattica a distanza, senz'altro, sia per chi produce solo materiali e chi invece pensa di fare, perché anche produrre una video lezione è una cosa importante e molto, molto laboriosa, dispendiosa energeticamente. Però manca proprio, cioè, quello che su cui vogliamo mettere l'accento è proprio che in questa didattica fatta anche in presenza con gli studenti, non soltanto preparando delle video lezioni che possono andare bene sicuramente, ma manca lo sguardo del bambino mentre ascolta la video lezione. Non so come dire, anche preparare tutti questi materiali per proporre ai ragazzi, forse è meglio veramente incontrarli con Meet e far scambiare quattro chiacchiere con loro e capire che cosa, cioè a me la cosa che mancava di più proprio quando nelle prime settimane era proprio l'interazione con loro, guarda, e già anche adesso a distanza nelle video lezioni non è così scontato. A volte dico, ragazzi, mi sembra a volte di parlare un po' da sola, no? Cosa che a scuola non succede, quindi è faticoso e anche per chi ha la consapevolezza che quella lì è la strada giusta, no? E quindi sì, sicuramente la didattica a distanza è una didattica che ci sta mettendo fortemente alla prova da tanti punti di vista.
Grazie. L'ultima domanda invece riguarda più il ruolo dei genitori, nel senso come riuscire a mantenere da un lato un contatto, tenendo conto che non tutti i genitori, no, sono abili, ma anzi alcuni sono impacciati nella gestione anche del digitale e se pensiamo alla primaria anche il ruolo dei genitori è importante, fondamentale. E quindi anche il senso di sconforto che un po' si accompagna come docenti nella relazione con i genitori che non sono... che non riescono a essere supportivi in questo momento. Sì, allora diciamo che in realtà la mia esperienza è più semplice perché io porto l'esperienza della scuola secondaria di primo grado dove i ragazzi sono autonomi, quindi capaci di utilizzare il digitale in modo indipendente, senza il bisogno e l'intervento dei genitori. E capisco che questa sia una difficoltà non indifferente, nel senso che è proprio un aspetto su cui sento anche colleghe di altre classi, di altre plessi, anche della scuola primaria, si stanno un pochino interrogando, perché non tutti i genitori sono in grado di avere quelle competenze che magari servirebbero per supportare i propri figli come dovrebbero, no? Per cui sicuramente, questo è l'aspetto della didattica a distanza forse più critico. Ieri Franco lo diceva bene che la sfida è proprio quella di riuscire ad arrivare a tutti con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente non tutti i genitori non solo non riescono a usare la tecnologia, ma anche magari non ce l'hanno a disposizione. Quindi la sfida è un pochino proprio quella di aiutare attraverso, per esempio, io so di un mio ragazzino in difficoltà, siamo riusciti a metterci in contatto con la famiglia, a creargli una. Intanto gli abbiamo dato anche il device che non aveva, che è venuto a scuola a prendere, sottoscrivendo appunto un contratto di consegna e di riutilizzo e poi di riconsegna alla fine dell'emergenza. Ma anche a livello proprio concreto, cercando di telefonicamente piuttosto che di raggiungere anche questi bambini che sicuramente non hanno la possibilità di essere in qualche modo supportati dai genitori a cui manca la tecnologia. Certo. E un'ultima domanda, se hai esperienze anche di scuole di secondarie di secondo grado, o qualche consiglio? Ma io penso che quelle proposte che abbiamo fatto, in qualche modo, soprattutto metodologiche e di attenzione alla consegna, anzi, a maggior ragione, possano essere davvero vincenti nella scuola secondaria, dove lì davvero tutte le problematiche relative alla domanda precedente non ci sono, cioè i ragazzi sono veramente capaci di gestire la tecnologia in modo personale e indipendente. Per cui, e poi soprattutto dovrebbero avere acquisito anche quelle competenze dell'imparare a imparare, della ricercare le informazioni, dell'esperimentare piattaforme, applicazioni nuove per realizzare dei lavori eccellenti che sicuramente noi magari alle scuole, agli ordini inferiori, non riusciamo a mettere così a punto, no? Però penso che davvero quello che il webinar ha voluto mettere in evidenza è proprio quello che anche a distanza si può lavorare facendo fare esperienza ai ragazzi, facendoli problematizzando gli argomenti, partendo dal fare, dall'esperienza, dalla ricerca, dal laboratorio, dal fare, insomma, e soprattutto quando sono più grandi possiamo anche accogliere ancora di più. Abbiamo visto delle esperienze in cui abbiamo accolto delle suggestioni dei ragazzi più piccoli, dei bambini, a maggior ragione
gli stimoli e le sollecitazioni che possono venire dagli studenti grandi è, secondo me, non ha pari, ecco. Certo. Grazie Monica, grazie davvero per questo prezioso intervento. Adesso ricordo brevemente le prossime date, visto che in tanti anche l'avete chiesto. Ci ritroviamo settimana prossima, il 7 aprile. Attenzione che l'orario è diverso, per cui ci troveremo dalle 16:30 alle 18, insieme ad altri colleghi di Save the Children e della cooperativa e di Onlus, per ragionare sull'uso sicuro e positivo della tecnologia digitale. Quindi 7 aprile, 16:30 e 18. Il 9 invece continueremo nell'orario invece, tra virgolette, canonico, dalle 14 alle 15:30. Su il come riuscire a promuovere una partecipazione reale degli studenti e un'inclusione nella didattica a distanza. Vi ringraziamo per aver partecipato davvero così numerosi anche a questo secondo webinar. Ringraziamo l'Università Bicocca e Monica Zanon per il prezioso intervento e ricordiamo a tutte e a tutti che se volete diffondere c'è ancora qualche posto, per cui trovate sulla pagina Facebook Fuori classe contro la dispersione scolastica, che è il nostro programma principale legato alla dispersione scolastica, tutti i riferimenti anche per le iscrizioni. Per cui davvero grazie e ci vediamo il 7 di aprile. Grazie mille. Grazie. Arrivederci.